I fondi della liquidazione del Gisi, l'ex depuratore, arrivano all'amministrazione comunale di Viadana che, dopo una lunga attesa, ha così potuto illustrare come gli stessi verranno ripartiti e utilizzati. Si tratta di una cifra cospicua, 1.231.000 euro provenienti dalla prima rata di liquidazione della Gisi SPA. Li abbiamo destinati a dei capitoli quali quelli della progettazione, piano strade, patrimonio arboreo, impianti sportivi e anche alcuni interventi che avevamo in programma da tempo, come la sistemazione della Galleria Virgilio piuttosto che quella del Monumento ai Caduti in centro cittadino. Abbiamo anche destinato appunto risorse per incarichi progettuali per farci trovare pronti ai futuri bandi regionali e quelli appunto che verranno finanziati dal PNRR. Nello specifico, i fondi verranno utilizzati per 225.000 euro di quote di cofinanziamento per gli impianti antincendio nelle scuole, per 100.000 euro per l'attraversamento pedonale di via Kennedy, per altri 100.000 euro come quote di cofinanziamento per la candidatura al bando di rigenerazione urbana per l'area Parco Arena, per 50.000 euro invece per la riqualificazione della Galleria Virgilio nel centro cittadino. E ancora è prevista la manutenzione straordinaria delle strade comunali, 250.000 euro, una quota di cofinanziamento per la partecipazione al bando per la riqualificazione del tetto del Museo Muvi, 100.000 euro, la medesima cifra, 100.000 euro, sarà destinata a lavori ai campi da calcio di San Matteo delle Chiaviche, Cizzolo, Cicognara e ai campi da tennis di Viadana. 50.000 euro saranno investiti sul patrimonio arboreo, altri 50.000 euro verranno utilizzati per finanziare nuovi punti luce, 30.000 euro saranno impiegati per l'installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza, 20.000 euro verranno aggiunti ai fondi già esistenti per la sistemazione del monumento ai caduti nel centro viadanese. Infine, 156.000 euro saranno destinati a progettazioni necessarie per partecipare a nuovi bandi per opere pubbliche.